Buonasera, ben ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Una buona parte d'Italia potrebbe tornare in zona gialla rafforzata da lunedì 26 aprile. Circa la metà delle regioni italiane spera in un ritorno alla fascia di rischio minore già dalla prossima settimana. Sulla base del nuovo decreto Covid torneranno finalmente le zone gialle, finora sospese, ed arriveranno tante riaperture. Si partirà dai ristoranti all'aperto che riaprono a pranzo e a cena, ma tornano anche gli spostamenti tra regioni gialle, così come lo sport di contatto, per esempio calcetto e basket, sempre rigorosamente all'aperto. E questa volta i cambi di colore potrebbero essere molti, riguardando tantissimi territori che sperano di passare dall'arancione proprio al giallo. Meno variazioni invece per la zona rossa, attualmente solo la Puglia sembra poter sperare di uscire dalla fascia di restrizioni maggiori, mentre è sempre più complicato che riescano a farcela Sardegna e Valle d'Aosta. I territori che attualmente hanno un RT sotto 1, stando ai dati di venerdì scorso, sono Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Bolzano, Trento, Umbria e Veneto. Si può guardare al futuro, ma con prudente ottimismo e fiducia, almeno secondo quanto ha spiegato infatti il Premier Mario Draghi, preannunciando l'introduzione del colore sì giallo ma rafforzato per tutte le regioni che avranno proprio un basso indice di contagio da Covid, in cui potranno riaprire anche le attività legate ai settori della ristorazione, dello sport e dello spettacolo, ma solamente all'aperto. Nel corso della conferenza unificata convocata dal Ministro per gli Affari regionali si è discusso anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza, probabile permanenza in arancione anche per la Sicilia. È iniziata invece oggi la consegna alle regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer agli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Lo ha reso noto questa mattina il commissariato all'emergenza Covid. Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle regioni per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione. Verranno distribuite a partire da oggi anche le 184.000 dosi di vaccino Johnson & Johnson, immagazzinate presso l'Hub Nazionale Vaccini della Difesa di Pratica di Mare. L'indicazione è stata disposta dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, a seguito della comunicazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha dato il via libera all'uso del vaccino dopo la sospensione precauzionale. Per il vaccino Johnson & Johnson si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino di AstraZeneca. Pertanto, quest'ultimo è stato approvato a partire dai 18 anni di età e dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni. Arriva puntuale, come ogni giorno, il bollettino di contagi Covid in Italia divulgato dal Ministero della Salute. I positivi del giorno in tutta la nazione sono 13.844 su 350.034 tamponi processati. Sono invece 364 i decessi nelle ultime 24 ore, con 75 terapie intensive in meno, 155 nuovi ingressi ed il calo di ricoveri ordinari, meno 471 unità. Aumentano i nuovi positivi, ma cala sensibilmente la curva dei contagi da coronavirus, invece, sempre oggi in Campania. Il virus fa registrare 1.881 nuovi positivi su 20.367 tamponi effettuati, 131 in più rispetto a ieri, con 4.482 tamponi processati in più. In percentuale significa che positivo è il 9,24% dei test, 2 punti percentuali in meno rispetto a ieri, quando l'indice di contagio era all'11,02%. Di tutti questi nuovi contagi, 1.293 sono asintomatici e 588 invece sintomatici, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati da test antigenici rapidi. Le vittime sono 30, 25 decedute nelle ultime 48 ore, 5 risalenti ai giorni precedenti, mentre guariti 1.753. Cala la pressione sulle terapie intensive con 144 posti occupati, meno 9 unità, mentre sale di 10 unità in 24 ore il numero di ricoveri Covid in degenza ordinaria, attestandosi a 1.534.
Un risultato importantissimo, quello che è arrivato sempre nella giornata di oggi per la Regione Campania. Come scrive l'unità di crisi regionale in una nota, nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino al 100% degli ultraottantenni deambulanti registrati in piattaforma. Prosegue infatti a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultraottantenni, anche non deambulanti. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose in Campania 966.319 cittadini. Di questi 378.189 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 1.344.508. L'unità di crisi ricorda inoltre che la piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. Verificare se ci siano stati tentativi di saltare la fila. La Procura di Napoli ha disposto una serie di importanti accertamenti che saranno eseguiti dagli investigatori della squadra mobile sui cosiddetti furbetti del vaccino, cioè persone che per farsi vaccinare contro il Covid si sarebbero registrate sulla piattaforma regionale come caregiver, senza però averne requisiti o come soggetti fragili, pur non rientrando tra coloro che sono affetti dalle patologie che rendono determinati soggetti maggiormente esposti agli effetti del virus. Le posizioni al vaglio sarebbero un centinaio, si tratta di nomi peraltro già raccolti anche dai carabinieri del NAS. Un'indagine interna è stata disposta anche dal direttore dell'ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati e neppure sono state formulate ipotesi di reato. Quella più plausibile apparirebbe al momento il falso. Non si escludono anche che il vaccino sia stato somministrato a causa di errori formali. Si sta stringendo il cerchio intorno ai protagonisti del blitz punitivo costato la vita a Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni, che lunedì sera è stato violentemente colpito alla testa con un compressore portatile e poi ucciso con una coltellata al petto. Quello dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata agli ordini del maggiore Simone Rinaldi è un lavoro che non conosce sosta. L'obiettivo è assicurare alla giustizia gli autori della brutale aggressione. L'aggressione è scattata perché la figlia dell'uomo si era appropriata di un posto auto sulla pubblica strada che qualcuno riteneva di aver prenotato sistemandoci una sedia. Un gesto interpretato come uno sgarro che ha spinto questo qualcuno a vendicarsi squarciando una ruota dell'auto della ragazza, la quale ha chiesto subito aiuto al papà. Gli inquirenti mantengono uno stretto riservo su tutte le indagini, ostacolati anche da una sorta di muro di omertà eretto da chi invece potrebbe aver visto quanto accaduto. Finora infatti l'unica testimone certa sarebbe la figlia della vittima, Maria Adriana, già ascoltata due volte proprio dagli inquirenti. I militari dell'arma inoltre non confermano le notizie circa il presunto malfunzionamento delle telecamere di videosorveglianza della zona, le quali quindi non avrebbero catturato le immagini ritenute rilevanti ai fini dell'indagine. Prosegue il piano vaccinale di Napoli e di Somma Vesuviana con il nuovissimo polo inaugurato proprio il lunedì di questa settimana. Ascoltiamo il punto del dottor Pasquale Fornaro che illustra la sala d'emergenza e del vice direttore della Caritas di Nola, Raffaele Cercello. Questa è la sala emergenza se è necessario dopo una vaccinazione ci sia o una reazione allergica o un malessere del paziente o anche uno shock anafilattico, abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria per riprendere il paziente, dal defibrillatore ai farmaci, di ogni tipo di farmaco che ci può essere utile. Abbiamo tutto l'occorrente qua, un infermiere specializzato anche per queste procedure, il tutto coordinato dalla caposala Tufani. Quindi per qualsiasi forma di emergenza o allergia abbiamo tutto l'occorrente per riprendere il paziente. Speriamo che non ci sia bisogno, però siamo pronti. Le postazioni di distanziamento ci sono 3 accettazioni per l'anamnesi, ci sono 2 punti di somministrazione del vaccino, tutto secondo le norme previste dal regolamento. Questo centro, che è il secondo che la Curia mette a disposizione per il territorio, altro non è che il pragmatizzare del nostro motto stare nella storia con amore. Come Chiesa ci sentiamo di
realmente abitare questo momento di grande fragilità, non solo sanitaria ma anche sociale, in questo modo, mettendo le risorse che abbiamo a disposizione dei territori. Questo percorso nasce da un'intesa con la direzione sanitaria dell'ASL, nasce da un'interlocuzione con le autorità dell'amministrazione pubblica, nasce soprattutto da un incontro con la dottoressa Tavella, che ha saputo pragmatizzare. Io desidero ringraziarla perché ieri con noi era qui a lavorare, praticamente a spostare cose. Realmente quando si è in questo stile dove tutti mettono qualcosa oltre anche la propria funzione, è realmente una bella opera, ne può solo beneficiare la comunità. Nuovo aggiornamento con i dati diramati dall'ASL di Caserta con riferimento al contagio da coronavirus sul territorio locale, aggiornati ad oggi. Certificati nel bollettino di mercoledì 21 aprile 255 nuovi positivi, ai quali si aggiungono 5 vittime e 327 guariti. I test analizzati sono stati 2.825 per un tasso di incidenza in leggera risalita che si attesta al 9,03%. Nel saldo complessivo prosegue la discesa dei casi attivi con meno 77 positivi su tutto il territorio. Caserta resta in cima per numero di contagiati con 506 persone attualmente positive, seguita da Marcianise con 453 e Maddaloni con 369. A seguito della riunione del centro operativo comunale, il sindaco di Cesa Enzo Guida ha sottoscritto un'ordinanza sindacale che introduce una serie di limitazioni. La decisione riporta il primo cittadino, è stata assunta tenuto conto dei dati espressi dalla piattaforma della Regione Campania Sinfonia. Preso atto dello sforamento delle percentuali regionali e dell'incremento consistente di contagi negli ultimi giorni registrato a livello locale, vi è la necessità di adottare misure di tutela della salute pubblica in considerazione della preoccupante evoluzione dell'emergenza sanitaria. Si è reso necessario quindi la chiusura dalle ore 14 di sabato fino alle 5 del lunedì dei bar, la chiusura dei circoli sociali e delle sedi di associazioni al fine di evitare l'insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti. Ancora la chiusura del parco giochi Padre Lepre, salve le deroghe già previste con precedente ordinanza in favore delle persone diversamente abili. La chiusura della piazzetta interna, a luogo denominato ex palestra del fanciullo. Ancora la chiusura della biblioteca comunale e della sede della consulta comunale degli anziani e dei pensionati. La stessa chiusura della sede della consulta comunale dei diversamente abili e della casa delle associazioni, fatta eccezione per lo svolgimento del progetto di solidarietà alla casa di Dobby. Il divieto assoluto di stazionamento e assembramento nelle strade, piazze e spazi pubblici comunali. La chiusura del cimitero comunale nei giorni di sabato e domenica, disponendo l'ingresso nel cimitero negli altri giorni per un numero non superiore a 50 persone in contemporanea, allo scopo di evitare assembramenti. Infine, la chiusura del campo sportivo comunale a tutto il pubblico. La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure personali e reali emessa su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere dal GIP del Tribunale Sammaritano nei confronti di due imprenditori della provincia di Napoli e di una rete di aziende, ben 29 tra ditte individuali e società, operanti in diverse regioni in quanto ritenute coinvolte a vario titolo in una maxi frode fiscale nel settore dei metalli ferrosi. Il provvedimento compendia gli esiti di una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai militari di Capua, che hanno individuato e compiutamente delineato una struttura associativa dedita all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che in soli 5 anni era riuscita a realizzare un giro d'affari illecito di oltre 30 milioni di euro. L'operazione denominata Golden Metal ha avuto origine nel 2018 a seguito proprio di un controllo fiscale effettuato dai finanzieri nei confronti di una società con sede a Pontelatone ed attiva nel commercio all'ingrosso di metalli ferrosi, nel cui ambito si era potuto accertare che fungeva da cartiera a disposizione di tutta l'organizzazione criminale, attestando falsamente la vendita di grossi quantitativi di merce a favore di numerose aziende compiacenti.
Grazie alle intercettazioni e agli approfondimenti economico-finanziari è stato possibile accertare che i titolari di queste aziende fossero consapevoli delle falsità delle operazioni documentate nelle fatture emesse, il cui utilizzo serviva unicamente a frodare il fisco attraverso la contabilizzazione di costi in realtà mai sostenuti. Terminiamo come sempre il nostro notiziario con le notizie sportive e soprattutto con il caos che sta investendo la Serie A. Da Superlega a Superflop, per fortuna, è stato un attimo. Dopo sole 48 ore, la superorganizzazione delle squadre più forti d'Europa non solo perde pezzi pregiati, ma è fortemente in bilico. Le pressioni arrivate dai tifosi, dalla UEFA e dalla FIFA hanno avuto gli effetti sperati, a costante tutela dei valori del calcio, della meritocrazia e dei risultati acquisiti esclusivamente sul campo. Già nella scorsa notte, dopo una riunione straordinaria dei membri della Super League indetta dal presidente della maxi organizzazione del Real Madrid, Florentino Perez, sono arrivati i primi forfè. Defezione ufficiale del Manchester City insieme agli altri 5 club inglesi che si sono ritirati. In casa Arsenal un comunicato che chiede persino scuse ai tifosi ed un tweet in cui ammette di aver sbagliato. Questa notte è arrivata anche la defezione dell'Inter, alla quale ha fatto seguito anche il Milan. Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di nostro interesse. A fargli eco anche il Barcellona verso un clamoroso ripensamento. Restano invece sulle proprie posizioni solo la Juve e Real Madrid, fautrici del caos. A cercare di chiarire la situazione è proprio un ultimo comunicato della Superlega. La situazione attuale del calcio europeo necessita di un cambiamento. Una nuova competizione serve perché il sistema non funziona. La nostra proposta è pienamente conforme alle leggi, ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare tutto il progetto. Delusa la Juve con il presidente Agnelli che conferma l'impossibilità a proseguire con la Superlega. Ritorniamo però ai fatti di campo della Serie A e quindi al campionato. Big match giovedì sera al Diego Maradona di Napoli tra l'11 di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Ancora out per Covid con il vice Massimiliano Farris in panchina. In palio punti molto pesanti in chiave Champions. I partenopei momentaneamente sono quinti in classifica con 60 punti, i capitolini sesti con 58 ma con una gara da recuperare contro il Torino. Gattuso conferma il 4-2-3-1 contro la Lazio, solito dubbio sull'out sinistro con Mario Rui però favorito sui Sai. Bakayoko rileva lo squalificato Demme davanti alla difesa, in attacco invece si è deciso di schierare Dries Mertens nel ruolo di centravanti, con il tridente alle sue spalle formato da Lozano in vantaggio su Politano, Zielinski e Insigne. Probabilmente non verrà convocato da Gattuso a Elmas allontanato dall'allenamento a Castelvolturno per un atteggiamento troppo distratto. La Lazio invece conferma il 3-5-2, in difesa sarà Acerbi a frenare lo slancio offensivo del tridente partenopeo, in attacco se Immobile non dovesse farcela è pronto Caicedo. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi. In prima serata una nuova puntata infatti di Focus Sanità. Invece appuntamento a domani ore 6:55 live con la rassegna stampa. Buona serata.